Uomini e donne gossip, Francesco Monte dietro le quinte del programma. Francesco Monte ritorna a Uomini e donne?. Durante la registrazione della puntata di Uomini e donne abbiamo scovato qualcosa di molto interessante. L'ex tronista di Uomini e donne, Francesco Monte, ha pubblicato una foto sulla sua Instagram Story in compagnia di Stefano. Un'altra foto insieme all'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez è stata pubblicata dallo stesso autore del programma televisivo, aggiungendo la localizzazione, ossia gli studi televisivi Mediaset, in particolare lo studio di Uomini e donne. La domanda sorge spontanea in fase di registrazione della puntata odierna. Cosa ci fa Monte in compagnia di Stefano nello studio di Uomini e donne? La foto pubblicata sul profilo di Stefano è accompagnata da una didascalia che fa alludere ad un montaggio video. Staranno programmando il ritorno dell'ex tronista sulla poltrona rossa o corteggerà una delle nuove troniste? In realtà, stando a quanto scrive la rivista Spy, Monte lo vedremo presto in televisione. Sembra, infatti, ormai certa la sua partecipazione all'Isola dei Famosi. Vorrà vendicarsi nei confronti della sua ex oppure approfitterà dell'avventura per conoscere qualche bella ragazza?. Francesco Monte, nel lontano 2012, decise di corteggiare Teresa Anna Pugliese quindi sulla sedia rossa posizionata sul parterre ci è già stato, ancor prima di sedere sul famoso trono. Dopo la relazione con Teresa Anna, il bel pugliese si è buttato tra le braccia dell'ex concorrente del Grande Fratello VIP per poi essere lasciato in diretta dopo 4 anni e mezzo. Un bel colpo al cuore per l'ex tronista, visto che tra lui e Cecilia c'erano progetti importanti. La bella argentina si è buttata subito tra le braccia di Ignazio Moser ora che lui è fuori dal reality possono godersi la loro storia d'amore. L'esperienza di Francesco Monte a Uomini e donne. Francesco Monte, dopo essere stato la non scelta di Teresa Anna Pugliese, diventa tronista. Inizia così la conoscenza con alcune sue corteggiatrici, tra cui con Alessia Cammarota, attuale moglie di Aldo Palmieri. La storia tra Teresa Anna e Antonio, il ragazzo che la tronista aveva scelto, non va a buon fine e la napoletana decide di corteggiare Monte. I due si conoscono ancora meglio tra un'esterna e l'altra e, alla fine, escono insieme dal programma. Storia, però, che non dura molto tempo. Dopo la fine della storia con l'Argentina, la redazione avrà deciso di dargli l'ennesima possibilità?